Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ora là gli prepararono un pranzo, e Marta serviva, mentre Lazzaro era uno di quelli che sedevano a mensa con lui. Maria, presa una libra di profumo di nardo autentico, molto prezioso, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu ripiena della fragranza di quel profumo. Dice Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo: «Perché non si è venduto il profumo per 300 danari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Lo disse però non perché gli stavano a cuore i poveri, ma perché era ladro e, avendo la borsa, sottraeva ciò che vi veniva messo dentro. Disse allora Gesù: «Lasciala, che lo doveva conservare per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non avete sempre». Una folla numerosa di giudei venne a sapere che si trovava lì e vennero non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dai morti. I sacerdoti capi decisero allora di uccidere anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.